tutti gli telespettatori, buonasera e benvenuti alla nostra seconda edizione del TG con gli aggiornamenti. Oggi un aggiornamento di carattere sindacale, lavoratori del Mercatone 1 in presidio fino a domani davanti al punto vendita di Brandizzo per denunciare la mancanza di risposta ad una situazione difficile con stipendi dimezzati, con un progetto che prevede la chiusura a livello nazionale di 39 punti vendita su 79, praticamente la metà, ma con una penalizzazione forte per il Canavese che ne perderà 11 su 14 e per il Canavese che rischia di perderli entrambi, quello di Borgaro e quello di Mappano. Sei giorni in presidio davanti allo stabilimento del Mercatone 1, com'è la situazione? La situazione è questa, noi viviamo questa situazione da 4 anni, la crisi del Mercatone è stata aperta con una procedura di mobilità 4 anni fa che è passata a mobilità volontaria e apertura di contratto di solidarietà. 4 anni fa ci avevano detto che la crisi si poteva arginare contenendo il costo del lavoro. E quindi sono già 4 anni che comunque noi facciamo sacrifici per l'azienda, perché comunque il minimo che abbiamo lavorato qui, ci sono dipendenti da 20 anni, 22, 25, da quando è aperto. A dicembre noi facciamo parte della catena Mercatone 1 di cui anche 3 Stelle ne faceva parte. A dicembre è iniziata la crisi di 3 Stelle, Beinasco, a quale non è stato pagato per 2 mesi lo stipendio. Alla richiesta di risposte per Beinasco si è aperta la procedura di fallimento e nel contempo per noi si è aperta la procedura di concordato preventivo. Il concordato preventivo doveva essere scongiurato da un accordo sindacale che è stato stipulato a dicembre, che prevedeva la rateizzazione del TFR per le persone uscite fino a dicembre con l'ammortizzatore sociale vecchio, col vecchio regime. Per tutta risposta a questa nostra disponibilità di apertura alla contrattazione, il 19 di gennaio è stata consegnata la procedura di concordato preventivo e quindi noi ci siamo visti congelare i primi 19 giorni di stipendio di gennaio. Si è aperto il tavolo di crisi con l'azienda che ci ha comunicato che da febbraio non ci sarebbe neanche più stato anticipato il contratto di solidarietà, quindi tu considera che noi lavoriamo da 38-40 ore a 20 ore in riduzione di orario, quindi noi percepiremo praticamente metà del nostro stipendio adesso, il 10, per non si sa quanto tempo. Venerdì è esplosa la rabbia perché comunque l'amministratore delegato aveva detto che sarebbero rimasti aperti il 50% dei punti vendita, noi siamo 79 operativi in tutta Italia, ciò vuol dire che ne rimarranno aperti 39. Loro hanno assicurato che non ci sono liste di proscrizione, in realtà poi venerdì scorso siamo venuti a conoscenza che adesso a marzo uscirà un volantino con le offerte che copre soltanto una quarantina di punti vendita. E noi siamo stati esclusi, noi come Mappano, come tutta la rete di Torino. In Piemonte ci sono 14 punti vendita, da questa promozione ne vengono coperti 3. La rabbia è aumentata a dismisura e i lavoratori hanno chiesto agli RSA di indire sciopero, che è andato avanti oltranza, speravamo almeno una manifestazione da parte dell'azienda che non è arrivata. Ieri è arrivato un comunicato dell'amministratore delegato che ci diceva appunto che per monetizzare il più possibile hanno deciso di fare queste offerte soltanto sulla rete altovendente. E per quelli che non erano inclusi in questo volantino si sarebbero aperte delle richieste per fare delle vendite speciali. Noi abbiamo capito subito che per vendite speciali vuol dire svendita per svuotare i locali e quindi sopra di noi non solo c'è questa incertezza e questa rabbia, ma c'è anche questo silenzio dell'azienda che sta giocando sulla nostra pelle, perché ce ne sono 22 a Beinasco che gli hanno già detto siete falliti e quindi sono 2 mesi senza stipendio. Brandizzo e Mappano sono più di una 70 di lavoratori, tra di noi tra l'altro c'era anche parecchi associati in partecipazione, che è una forma di lavoro abbastanza purtroppo comune, anche se non si dovrebbe fare, e queste persone comunque avevano l'obbligo di un orario di lavoro, di portare una divisa e di rispettare esattamente le nostre stesse pratiche, ma non hanno nessun tipo di ammortizzatore sociale, neanche una liquidazione.
Cioè io quello che chiedo con i miei colleghi è soltanto: avete deciso di chiuderci? Avete deciso di farci morire come punto vendita, perché la rete di Torino non vi serve, non vi è più utile, vi ha dato tanto in tutti questi 26 anni, ma adesso non è considerata, perché se voi vi fate un giro, ci hanno persino incartato le paline che indicano dove siamo, siamo abbandonati a noi stessi da tempo. Ma che almeno siano chiari, che non sia una morte lenta. Noi abbiamo deciso, nonostante prendiamo metà dello stipendio, di rinunciare a un'altra settimana del nostro lavoro, e ti assicuro che qua ci sono tantissimi monoreddito, ci sono tantissime coppie di marito e moglie che lavorano qua dentro, quindi hanno messo in ginocchio, hanno portato la disperazione con la cattiva informazione, con la mancanza di informazione delle intere famiglie. Loro sanno già che cosa vogliono fare, lo sapevano a gennaio, lo sapevano a dicembre, che almeno ci dicano: lavorate ancora 30 giorni, lavorate ancora 60 giorni, poi vi buttiamo via come delle scarpe vecchie, perché questo è il succo, ma che almeno ce lo dicano, e invece ci stanno ignorando. E questa è la cosa veramente triste, che fino a che producevamo un utile e li servivamo, Brandizzo c'era, adesso non c'è Brandizzo come Mappano, come lo era Beinas. Adesso quanto andate avanti qua in presidio? Noi ci siamo dati una scadenza che comprende ancora tutto domani, perché volevamo soltanto dimostrare che potevamo fermare il punto vendita, che c'era coesione, che c'era un po' di unione, che avevamo capito il loro gioco. Domani una delegazione andrà in regione, un'altra delegazione andrà in Camera del Lavoro a Torino per incontrare la regionale, che ha chiesto un tavolo di crisi in regione con l'assessore Pentenero, anche perché se il futuro è questo possiamo solo puntare su degli ammortizzatori sociali in più. L'azienda è assolutamente latitante in tutto questo, perché abbiamo una lista di punti vendita in mano, che è la lista di punti vendita che è rifornita per il volantino. Da noi se stai 5 minuti non vedrai neanche un camion che viene a scaricare, perché comunque hanno bloccato gli ordini, hanno bloccato gli approvvigionamenti. Ditemi voi cos'è, secondo me questo è già un'estrema unzione a una morte annunciata. E adesso tutte le altre notizie ai nostri servizi del TG. Titoli del TG, cronaca: in carcere i 16 condannati nel processo Minotauro, caccia ai 5 banditi che hanno assaltato un tir, Castellamonte la discarica di Vespia potrebbe riaprire in estate, città metropolitana rinviati gli appuntamenti di Ivrea e di Cirié, e poi per lo sport il Rivarolo Volley torna in testa alla classifica. Ben ritrovati dagli studi del telegiornale di Rete Canavese. L'avete sentito dal nostro primo titolo: sono state prelevate dalle loro abitazioni e portate in carcere questa mattina le 16 persone affiliate all''ndrangheta condannate in via definitiva nell'ambito del processo Minotauro. I provvedimenti sono diventati definitivi con la sentenza della Cassazione che lunedì ha confermato le condanne per le infiltrazioni della 'ndrangheta nel torinese. I 16 arrestati devono scontare pene residue che vanno dai 4 mesi fino agli 8 anni. Fra loro i canavesani Francesco D'Agostino, di 54 anni, di Caselle, condannato per una pena complessiva di 7 anni, Nicodemo Callà, di 39 anni, abitante a Rivarolo, condannato a una pena residua di 2 anni, 8 mesi e 4 giorni, Antonio Ciccia, di 42 anni, abitante invece a Busano, condannato alla pena residua di 3 anni, 2 mesi e 27 giorni. Luigi Cincinnato, di 76 anni, abitante a Valperga, condannato alla pena residua di 3 anni e 7 giorni. Domenico Gorizia, di 44 anni, abitante a Cuornier, condannato alla pena residua di 3 anni e 7 giorni. E Domenico Natale Racco, di 61 anni, abitante a Prascorsano, condannato alla pena residua di 2 anni, 10 mesi e 3 giorni.
E continua e si è estesa a tutto il territorio nazionale la caccia al comando di 5 banditi che hanno assaltato un tir francese carico di borse e scarpe della Griff Chanel ieri nel tardo pomeriggio all'imbocco della bretella autostradale di Santiago. Il tir, che proveniva dalla zona del Lago Maggiore ed era diretto in Francia con tutto il carico, è stato recuperato però pochi minuti dopo in un campo tra Albiano e Caravino dalle pattuglie della Polizia Stradale di Torino. La banda, secondo la ricostruzione effettuata dalla stradale, ha bloccato il tir mentre si stava immettendo sul raccordo per l'autostrada. I malviventi hanno sganciato il rimorchio, l'hanno agganciato alla loro motrice, dopo aver legato i due camionisti sono fuggiti in direzione Ivrea. La polizia si è messa immediatamente sulle loro tracce dopo che i camionisti sono riusciti a liberarsi e a dare l'allarme. Una volta in trappola, i rapinatori hanno abbandonato il mezzo con la refurtiva e sono fuggiti via in auto e a piedi. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale di Torino, la squadra mobile e gli agenti del commissariato di Ivrea. E poi una rapina in villa nella notte a Castiglione Torinese. Tre persone a volto coperto hanno fatto irruzione nell'abitazione dove i proprietari, due coniugi di 40 e 42 anni, stavano dormendo. Svegliato dai rumori che provenivano dal piano terra, il padrone di casa si è trovato a tu per tu con i rapinatori, che lo hanno minacciato e lo hanno costretto a consegnare loro gioielli e contanti per un bottino di circa 2.000 euro. Sul colpo stanno in i carabinieri della compagnia di Chivasso. E poi anche il titolare di un centro scommesse a Chivasso è stato aggredito e rapinato, questa volta da un uomo da solo armato di coltello. Bottino anche qui circa 2.000 euro. Entro l'estate potrebbe riaprire la discarica di Vespia a Castellamonte. L'Agri Garden, che era subentrata ad ASA nella gestione, ha messo a punto il piano di risanamento che presenterà venerdì alla conferenza dei servizi appositamente convocata e, se avrà parere favorevole, potrà riprendere l'attività. Questo almeno è l'intenzione della città metropolitana, che è subentrata alla provincia e che ne ha assunto anche i compiti in materia ambientale. Il comune di Castellamonte alla conferenza dei servizi chiederà precise garanzie sulla tutela ambientale, mentre resta fermamente contrario il comitato La Voce dei Monti Pelati. Ma la sensazione è che Vespia riaprirà, anche perché è così o così, visto che se non dovesse riaprire e Agri Garden dovesse rinunciare alla sua gestione, rimarrebbe una bomba ecologica innescata, visto che dalle casse di ASA sono spariti quegli 8 milioni per la sua messa in sicurezza, che ora nessuno potrà più tirare fuori. A due giorni di distanza dall'ultimo intervento, la Polizia Municipale di Chivasso ha elevato l'ennesimo verbale della somma di 150 euro alla titolare di un bar all'interno di un ipermercato che alle 16, quindi nel pomeriggio, aveva in funzione le slot machine. Anche questa volta, a essere colta alla console della macchinetta, è stata trovata una donna, una giovane donna, che ha raccontato di non conoscere l'esistenza dell'ordinanza del sindaco. La titolare del bar invece ha dichiarato che il gestore delle slot aveva rassicurato sul fatto comunque di poterle mantenere accese a qualsiasi ora. Oltre allo spegnimento delle macchinette, al gestore è stato ricordato che in caso di reiterazione nel corso del biennio potrebbe essere emesso un provvedimento di sospensione della sua autorizzazione fino a 30 giorni. Sul fronte poi dei parcheggiatori abusivi si è registrato l'ennesimo verbale di 765 euro ai danni di un 35enne cittadino nigeriano residente a Torino. Nei confronti dell'uomo, in regola col permesso di soggiorno già noto alle forze dell'ordine per essere stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, si è proceduto alla confisca dei proventi dell'attività di parcheggiatore.
E poi un incidente ieri sulla Pedemontana all'altezza della rotonda che porta al centro abitato di Colleretto Giacosa, una Jeep Mitsubishi che si era appena immessa sulla ex statale è stata centrata in pieno da un camion Renault di una ditta di Milano diretto di Ivrea che se l'è trovata davanti all'improvviso e non ha potuto evitare lo scontro. L'autista della Jeep è stato soccorso dal personale del 118, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, dove i sanitari gli hanno riscontrato un forte trauma facciale senza però gravi conseguenze. Illeso invece l'autista del camion. Ancora cronaca, un imprenditore edile del Saluzzese, titolare di due imprese, la prima in provincia di Cuneo, la seconda invece nel Torinese, è stato denunciato per evasione fiscale. Le indagini della Guardia di Finanza hanno evidenziato la mancanza di scritture contabili e dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi della ditta individuale per complessivi 4,4 milioni di euro, oltre al mancato versamento dell'IVA per 403 mila euro. E lasciamo la cronaca, siccome parliamo ormai spesso della città metropolitana, l'istituzione che ha preso il posto della provincia di Torino, allora andiamo a vedere questa scheda per capire com'è strutturata. La città metropolitana di Torino, o Torino Metropoli, è una realtà unica in Italia. È composta da 315 comuni con una popolazione nel 2013 di 2.297.917 abitanti. È la più grande città metropolitana d'Italia per estensione territoriale, poco più di 6.830 km². Torino Metropoli comprende territori montani, collinari e di pianura, dal più piccolo comune, quello di Moncenisio, a 1452 metri di altitudine con 43 residenti, alle colline e pianure di Chieri e Carmagnola. Queste realtà e le loro popolazioni hanno peculiarità sociali, storiche, culturali ed economiche differenti fra loro, molto diverse da quelle dell'area metropolitana torinese. Per dare servizi e risposte adeguate alla complessa articolazione del territorio, per dare forme di rappresentanza agli interessi e alle esigenze dei 315 comuni e per una più rapida consultazione dei primi cittadini, l'ipotesi è stata quella di suddividere l'area della città metropolitana in 11 zone omogenee. Il primo passo per l'istituzione delle zone è l'approvazione da parte della Conferenza Metropolitana, composta dai sindaci dei 315 comuni, dello Statuto della Città Metropolitana. In esso si definiscono la suddivisione delle zone omogenee e le modalità con le quali potranno rappresentare gli interessi dei territori. Cominciamo a vedere alcuni appuntamenti per il fine settimana. Intanto l'associazione Apri Onlus Canavese ha organizzato una serata teatrale, Nero, Rosso o della Follia, una commedia di Carlo Grosso con la regia di Antonio Cranco. L'appuntamento per il 28 di febbraio, sabato sera alle 21 al Teatro di Rivara. Il costo è di 8 euro e l'incasso dello spettacolo sarà devoluto all'associazione Apri di Rivara. E a Valperga invece la rassegna Goldoni e altri classici che si apre sabato sera alle 21 con il ventaglio appunto di Goldoni. È un breve ciclo di spettacoli dedicato ai classici del teatro, ciclo che poi continuerà con altri appuntamenti. Il prossimo sarà marzo, il 28 di marzo, con il Malato immaginario di Molière. E prosegue all'insegna del tutto esaurito il tour della Dama in Nero. Lo fa all'insegna della solidarietà, visto che il ricavato della vendita dei prodotti che sono presenti nello shop dei foyer di ogni teatro andrà a Lugi Onlus, l'associazione che si occupa di migliorare l'assistenza medica e sociale di bambini e ragazzi che sono affetti da tumore. Fra i prossimi appuntamenti quello di domenica, ben due spettacoli ancora a Rivara dove è andata in scena l'anteprima, poi l'8 di marzo a Bosconero, ma adesso torniamo a Rivara per sentire le impressioni all'uscita della prima degli spettatori di questo spettacolo davvero intrigante. Le mie bambine!
La prima della Dama in Nero, appena usciti dallo spettacolo, appena concluso, com'è questo spettacolo? Innovativo. Diverso rispetto a quello che si vede di solito, vale la pena di vederlo. È stato uno spettacolo fantastico, toccante. Molto particolare e ben fatto. Attori professionisti, diciamo, la sceneggiatura particolare in modo che non avevo mai visto teatro. Questi cambi di scena repentini molto, molto belli, mi è piaciuto. È bellissimo, a me è piaciuto tantissimo. Devo dire che è stato molto emozionante, mi ha preso molto, in certi momenti ho avuto un attimo di panico, però sono stati molto 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 bravi. Quanti aspetti, cosa può succedere all'improvviso, sei sempre in sospenso. È stato molto bello, a tratti anche pauroso. E noi, uno degli attori è un compagno delle medie del mio ragazzo e quindi siamo venuti anche, diciamo, con affetto a vedere questo spettacolo. È stato molto molto bello. Ne ha preso molto, ho avuto paura per tutto il tempo, tutto lo spettacolo è stato pauroso veramente, sono stati bravissimi. Se l'aspettava così è stata una sorpresa? Sì, soprattutto il finale, ha sconvolto tutti quanti. Bellissimo. Poi io che sono un patito di horror, veramente stupendo. Ah, è molto bello, hanno recitato molto bene, ci è piaciuto molto. Vi aspettavate una storia del genere, così tanto pathos? No, soprattutto al finale, diciamo, ci ha sorpreso abbastanza. Non è il momento! Siamo nei camerini, si è appena conclusa la Dama in Nero, abbiamo sentito qualcuno che usciva dal teatro e questo spettacolo è piaciuto, è pieno di colpi di scena, pieno di sorprese. Come vi sentite, com'è stata questa serata? Siamo sorpresi anche noi, non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, però siamo contenti perché era un esperimento prima di tutto come genere e quindi siamo contenti perché abbiamo percepito, sentito, anche visto una bella attenzione, per cui vuol dire che in qualche modo le abbiamo rapiti, quindi io sono contentissimo, va bene così. È un'esperienza del tutto nuova come genere, l'avevamo già detto, proprio uno spettacolo innovativo, com'è? No, ma infatti siamo usciti tutti, puoi chiedere a chiunque, siamo usciti tremando, proprio per l'emozione accumulata in tutto lo spettacolo, perché di solito tu entri, dai l'emozione esci, entri, dai l'emozione esci, è bello lo stesso, c'è il filo conduttore, ma è diverso. Invece qua sempre la tensione, non lo so, ce la siamo passata a ping pong e siamo usciti tutti così, però vuol dire che ci siamo scambiati qualcosa e quindi l'abbiamo dato anche al pubblico, perché non può non oltrepassare la quarta parete se è così forte. La più giovane del gruppo, sei contenta della serata, del risultato, di com'è andata? Sì, esperimento riuscito, direi. No, beh. Bello, un mix di emozioni e credo che siano arrivate anche al pubblico e bellissimo, no? È un ruolo particolare anche il tuo, con un'intensità di un certo livello emotivamente. Sì, è un ruolo bellissimo, difficile. Infatti quando, insomma, abbiamo deciso i ruoli e tutto quanto, io avevo paurissima perché secondo me è uno, cioè, dei ruoli più belli che si possono portare sulla scena, perché è un ruolo molto complesso, è fatto di tante sfaccettature, quindi non si porta così come nessuno dei ruoli che, insomma, portiamo sul palco. Niente facile, però è andata bene, sono contenta, sono soddisfatta e speriamo di crescere sempre di più, ogni replica sempre di più, e siamo contenti comunque del lavoro che ha preso forma e che finalmente abbiamo portato sul palco. Tu hai fatto i costumi e sono azzeccatissimi, splendidi, assolutamente ovviamente in tema con l'epoca, ma eri anche sul palco a recitare, com'è andata? Bene, bene, un ruolo piccolino, nel senso che non è un ruolone, però anch'esso ha la sua difficoltà, i suoi pregi e i suoi difetti, ecco. Non essere in scena molto mi aiuta a fare molto dietro, ecco, quindi è una forza che ci diamo tutti anche dietro, chi non è in scena comunque è in scena anche se
se sposta le scenografie o se aiuta qualcun altro a cambiarsi, per cui è anche questo lo spettacolo fondamentalmente. Sono molto contento di questo. Uno spettacolo dove paradossalmente non è l'applauso continuo del pubblico che ti fa capire che sta andando bene, ma è proprio l'assoluta attenzione, il silenzio, proprio si sentivano soltanto i rumori di scena. Pure troppi, nel senso che dobbiamo fare veramente attenzione a qualsiasi scricchiolio delle assi del pavimento, però è andata molto bene, hai ragione, nel senso che sembrava che il pubblico all'inizio fosse un po', ah sì, vabbè, andiamo a vedere, così un po' sciallati, poi alla fine l'attenzione è rimasta veramente molto alta e vuol dire che allora il risultato l'abbiamo ottenuto, anche solo ottenere l'attenzione del pubblico è stata una grossa soddisfazione. Domenica 1 di marzo i testimoni di Geova del Canavese, da Caluso fino a Borgofranco, passando per Quarnier ed Alice Superiore, terranno a Leini la loro assemblea di circoscrizione. Il tema: cerchiamo la pace e perseguiamola. Le sezioni dell'assemblea inizieranno alle 9:40 e termineranno attorno alle 16. Andiamo allo sport. Le ragazze della Finimpianti Rivarolo Volley, dopo la vittoria contro lo sprint Virtus Gravellona Toce nel girone A di Serie D, sono tornate in testa alla classifica a pari punti con Montalto e Novara. Le ragazze delle Finimpianti Rivarolo Volley, dopo la vittoria di sabato sera contro lo sprint Virtus Gravellona Toce e in concomitanza della partita persa dal Pallavolo Montalto, primo in classifica, contro la PGS Issa Novara, seconda a pari merito con il Rivarolo, riprendono il primo posto in classifica nel proprio girone, a pari punti con il Montalto e il PGS Issa Novara. Un girone da cardiopalma dove le prime tre a 41 punti staccano la quarta e Bottalla Formaggi Sprint Volley di ben 9 punti. Momenti di tensione per il Rivarolo, che a fine partita non era ancora al corrente del risultato delle dirette avversarie. Vittoria schiacciante questa sera per 3-7-0 contro il Gravellona. Sì, diciamo che sono quelle partite un po' trabocchetto, che se non entri in campo con la giusta concentrazione rischi poi di far brutte figure. Siamo partiti un po' col freno a mano tirato, poi per fortuna le ragazze sono entrate in partita e l'abbiamo risolta bene. E adesso cosa significa per voi questa vittoria? Sì, per Montalto contro Issa Novara, che se la stanno giocando, quindi la prima e la seconda in classifica pari con noi. Siamo in attesa di avere il risultato e poi ce la giochiamo, diciamo, nelle settimane a venire. Ecco. Tanto devono venire da noi qui a giocare in casa, quindi siamo ben fiduciosi sulla stagione. Quindi se vince una o se vince l'altra cosa cambia? Cambia che possiamo raggiungere tutti e tre il Montalto se in caso di sconfitta 3-0, 3-1, e quindi può andar bene quello, oppure se Issa Novara comunque vince si porta sotto anche loro, comunque o di qua o di là non importa, noi dobbiamo fare la nostra stagione, convinti dei nostri mezzi, poi li aspettiamo qui da noi. Ecco. Voci delle dimissioni del presidente, ma non è vero? No, non è in realtà e io sinceramente non so da dove vengono fuori queste voci, perché non c'è nessuna intenzione di mollare, anzi se si può si raddoppia, perché comunque sia c'è da parte di tutti la volontà di andare avanti, di fare bene, i risultati ci stanno dando ragione, quindi non si molla assolutamente. Roberta Tonon, purtroppo tu non puoi finire questo campionato perché hai avuto un brutto incidente. Sì, il 22 novembre mi sono rotta il tendine d'Achille, quindi adesso se tutto a posto giovedì tolgono il tutore, ma sono già 3 mesi, tempo di riabilitazione e tutto quanto, se ne parla penso il prossimo anno. Penso che sia brutto vedere dal di fuori, però allo stesso tempo sei seduta in panchina a fare il tifo per i tuoi compagni. Sì, nel senso mi fa piacere vederle sempre quando riesco, se mi fanno stare in panchina gli arbitri sono ancora più felice perché me la godo di più che dal pubblico ovviamente. E sono contenta che comunque il campionato vada lo stesso. Impressioni quindi da giocatrice, però visto da di fuori? Impressioni da giocatrici, vabbè, l'infortunio è pesante, poi è lungo, quindi anche vedere le partite non è piacevole, però comunque cioè, mi sento sempre parte della squadra, nel senso loro su questo sono sia le ragazze che il presidente, allenatore, tutto quanto, mi sento ancora molto dentro, ecco, anche se in realtà gioco poco e niente, per un bel po' almeno. Conosciamo Roberta, quanti anni hai e da quant'è che giochi a pallavolo? Io faccio 20 anni il 19 marzo e gioco a pallavolo, era la mia 13ª stagione, quindi da quando ne ho 7. Ti trovi bene in questa squadra? Sì. Prima dell'infortunio è stato tutto molto bello, nel senso io sono arrivata nuova, mi sono inserita molto bene, anche le mie compagne sono sempre state disponibili e tutto quanto, sono contenta.
Ed era l'ultima notizia per questa edizione del telegiornale. Grazie per essere stati con noi. A presto su Rete Canavese.